quarto stato, sindaco, questa è la localizzazione definitiva? Sì, in qualche modo diciamo che il quarto stato torna a casa, perché voi sapete che è stato portato qua dopo la sottoscrizione lanciata dal sindaco Caldara. Perché lo è? Beh, innanzitutto la gamma ha fatto un percorso in questi anni e un'opera del genere ci sta bene. Ha spazi più adeguati, cioè il quarto strato si potrà vedere da 6 metri senza un vetro che lo copre, e poi va a inserirsi in un percorso, qui lo può spiegare meglio di me l'assessore, però culturale, che mette tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ci sono opere come la maternità dei Previati o le due madri di Segantini che costruiscono insieme quel tipo di racconto. Quindi. Ma poi a me sembra veramente un po' il fatto di riportarlo a casa, quindi questo è un po' il messaggio che darò anche oggi. All'inizio, negli anni 20, quando venne fatta la sottoscrizione pubblica, si decise che la gamma avrebbe ospitato il quarto stato, poi per molti anni il quarto stato è stato Palazzo Marino, è stato poi, quando si è aperto il Museo del Novecento, è stato pensato per quel museo in una posizione che appunto non restituisce questo agio dal punto di vista anche della visita e della visione complessiva di un quadro, di un'opera capolavoro, come abbiamo visto, solo portandolo in una sala monumentale, in una città d'arte come Firenze, nel Salone del Cinquecento, lì ci siamo plasticamente resi conto del fatto che quell'opera ha una capacità comunicativa, d'impatto, parla di noi, parla di tutti, ed è giusto che possa essere visitato in un luogo, chiaramente ci hanno lavorato i comparti scientifici dei nostri musei civici, quindi c'è una coerenza dal punto di vista storico, come dire, anche allestitiva per uno spazio come la gamma, e quindi qua avrà i 6 metri davanti che ne permettono la visita, sarà inserito all'interno di questa nuova sala a quarto stato, la sala Polizia da Volpedo, a fianco alla maternità dei Previati, che è stata prestata per un periodo di 3 anni dalla fondazione BPM, e quindi è un'operazione che da un lato dà una grande forza alla gamma, dall'altro ritorna a casa un'opera con una dignità di visita, una possibilità di goderne da parte di tutti, che è straordinaria, insomma.